Presidente, io partivo dall'ultima considerazione che ha fatto il consigliere Rossetti, che è quella sull'inammissibilità di questo quesito, sul fatto che nonostante ci sia una consolidata giurisprudenza sul fatto che i quesiti devono essere chiari e comprensibili, si continua con questa opera di taglia e cuci di norme. E chi come me, come altri consigliere Rossetti, come c'era prima consigliere Pastorino, al secondo mandato, si ricorda una esperienza un po' particolare, perché non è la prima volta che voi proponete un referendum in cui si chiede alle regioni di aderire. Non mi ricordo il mese, non mi ricordo. Mi ricordo che Salvini, prima dell'ubriacatura del Papeete, aveva lanciato l'idea di riformare la legge elettorale. Mi ricordo che venne convocato d'urgenza il Consiglio regionale perché ovviamente quando Salvini chiama c'è chi ubbidisce. E quindi bisognava arrivare a portare la Liguria nel novero delle regioni che si schieravano con l'allora ex ministro degli interni. E mi ricordo benissimo una discussione in cui, a differenza di adesso, chi proponeva il referendum parlava per dire perché lo proponeva. Adesso noi ci troviamo in una situazione un po' particolare per cui lo proponete silenti. Si approvò un testo che io lessi in consiglio e che non mi bastarono i 10 minuti che avevo di intervento perché era talmente gigantesco che era comma 2 articolo 4 e tant'è che poi è stato cassato nel titolo, per cui noi abbiamo rivotato perché il titolo era sbagliato, non avevano neanche guardato il testo, era sbagliato perché non corrispondeva alle misure. Ora, l'utilizzo strumentale di quello che è una prerogativa costituzionale, dovrebbe essere, diciamo così, sconsigliato, anche come, diciamo così, reato reiterato. E noi adesso ci troviamo in questa situazione un po' particolare, in cui, come l'altra volta, non so perché stiamo discutendo di questo. L'altra volta, la Liguria fu settima regione ad aderire a questa richiesta, quindi inutile. Adesso noi siamo sesti, forse non so, perché l'ultima è stata la Sicilia venerdì e quindi se noi avessimo detto, sapete cosa c'è? Già 5 regioni ci sono, noi non serviamo, facciamo dell'altro, probabilmente avremmo impiegato meglio queste 2 ore. Perché voi stessi certificate un certo fallimento di questa operazione. Quindi noi siamo qui a discutere un provvedimento che l'unica utilità che ha è quella di far aderire politicamente la vostra maggioranza, perché noi non parteciperemo al voto, ad una richiesta che è già formalizzata nella parte dell'ammissibilità da altre regioni che sono arrivate prima di voi. Capisco che questo tema vi scocci e scocci principalmente la Lega perché nelle settimane precedenti c'è stata una pressione da parte della Lega, ovviamente a cui si è contrapposta la nostra discussione in questo, per fare presto, perché l'importante non è fare il referendum per la giustizia, è stare nei primi cinque, come se fosse cioè un campionato per cui ti qualifichi, non ti qualifichi o meno, per poi portare, diciamo così, a Salvini la prova che tu sei stato fedele. Non ci siete riusciti perché, come sempre, diciamo, arrivate buoni ultimi e l'avete fatto con un provvedimento che forse insieme alla legge elettorale è quello peggiore su cui poter intervenire. Mi scuserete se sarò brutale in alcune definizioni anche nei confronti, diciamo, del partito che lo propone, però io non riesco, diciamo, a trattenere su questa cosa un sentimento di non farvi prendere in giro, ecco, per cui bisogna che le cose ce le diciamo. Ci sono
già fare un referendum così è singolare. Che la stessa forza politica che due giorni fa al Senato approva la riforma della giustizia, da un mese prenda le firme per modificare la riforma della giustizia, è un tema che è da difficile da spiegare alla politica, perché la domanda è: qual è la Lega? È quella che dice che bisogna riformare la giustizia con la riforma Cartabia che ha sostenuto nel Consiglio dei Ministri, o quella che raccoglie le firme in nome della giustizia giusta? Qual è la Lega che fa politica? Quella che mette i manifesti con scritto chi sbaglia paga, o quella che nei provvedimenti scrive quello che è stato detto? Diciamo così, aderendo a una piattaforma che è più evidentemente tattica rispetto a quella che è la vostra posizione, perché voi fate pubblicità ingannevole in quella campagna di adesione. Chi sbaglia paga, ma poi fate il referendum sulla questione cautelare, fate il referendum sulla Severino, non è chi sbaglia paga. E a me non stupisce il fatto che non ci sia alzato nessuno nell'ora e mezza per spiegare quali sono le ragioni per cui la nostra regione deve schierarsi, perché voi chiedete alla nostra regione di dire che noi siamo per questa riforma. Qual è il motivo? La nostra regione ha una serie di procedimenti anche importanti e ha una serie di particolari condizioni che vi avrebbero anche consigliato, diciamo così, di non partecipare e di non esporvi in prima fila in questo senso. Lo diceva prima, magari con toni che non vi sono garbati, il consigliere Sansa, ma insomma, processo sui 49 milioni che sono stati della Lega non è che non tocca incidentalmente questa regione. Insomma, voi avete introdotto questo meccanismo delle rate a 80 anni, che se lo applicassimo alle pubbliche amministrazioni avremmo risolto un sacco di problemi. E quindi io ho anche un po' di difficoltà a intervenire su questo tema. È inutile che vi irritiate, perché Belsito non è un prodotto della Lega Ligure, che è diventato un prodotto della Lega Nazionale, e io mi ricordo benissimo quando nel 2010 ero un giovane segretario della federazione nel mio territorio, mi trovai Belsito, all'epoca vicepresidente di Fincantieri, perché l'avevate nominato anche in Fincantieri, e poi sappiamo quello che ha fatto. Quindi, diciamo così, c'è un problema di proponente, di messaggio e di linea politica. Noi non parteciperemo a questa farsa fino in fondo, perché è inutile il referendum, perché sarà già ammissibile senza il contributo della Liguria. Non capisco cosa ci state a fare al governo se fate già un referendum contro una riforma della giustizia a cui partecipate. Vorrei capire, nel caso in cui fate la riforma vada a buon fine, che cosa votate. Cioè, decidete, capisco che bisogna tenere tutte le posizioni del mondo. Terza cosa, operare con il referendum sul settore della giustizia è come cercare di fare un'opera di artigianato con l'accetta. Non si interviene così. Cioè, non si interviene aprendo e chiudendo, perché il settore della giustizia, che è il tema delle riforme più delicato di questo paese da 30 anni a questa parte, perché ci sono stati due tipi di messaggi. Il tema della giustizia è sempre stato un tabù in questo paese, per la presenza di Berlusconi, che diciamo aveva questa capacità di farsi le norme per riformare la giustizia a suo vantaggio, e dall'altra parte perché la giustizia non si poteva toccare, perché è aggredita dagli interessi personali di Berlusconi. Questo è quello che è successo in questi anni, e a destra e a sinistra il tema della giustizia è sempre stato un tabù. Adesso c'è una riforma difficile, che peraltro l'Europa ci chiede come condizione per velocizzare i processi, e la risposta che dà la principale forza politica del centrodestra, finora rappresentata nei numeri, è che sabota la proposta del governo di cui voi fate parte, tutti. Qual è la credibilità politica di un partito politico che sega l'albero su cui è seduto? Ve lo chiedo. E qual è il sostegno politico che può dare una forza che si dichiara moderata e pienamente nell'agenda Draghi a sostenere una richiesta strumentale come quella che sta facendo la Lega? Per acconciare, diciamo, i desiderata della Lega e consentire a Salvini di fare i gazebo in spiaggia ad agosto e settembre?
secondo me, se si fa una colletta e si paga una vacanza, risparmiamo qualche milione di euro per fare questi finti referendum e magari ne abbiamo anche un vantaggio maggiore. Poi c'è un tema che dico così, io penso che la Lega abbia un problema con il garantismo, per cui è anche piuttosto surreale sentire, diciamo così, una discussione su quello che riguarda la possibilità di essere quelli che della giustizia, del chi sbaglia paga, del fatto che bisogna avere processi certi, quando c'è evidentemente una logica di due pesi e due misure. Nelle scorse settimane c'è stato uno scontro tra il segretario del mio partito e Salvini. Salvini l'ha definito il palo per alcune iniziative. Io sono rimasto molto stupito del fatto che il partito che da un lato prendeva le firme per la riforma garantista o comunque per la riforma della giustizia giusta, dall'altra non riuscisse a prendere una parola di distanza rispetto agli assessori del vostro partito che inseguivano la gente e gli sparavano. E anzi, avevano minimizzato il tema rispetto alla legittima difesa. Dovete decidere da che parte stare, perché non potete essere quelli della giustizia giusta quando si prendono le firme qui e in giro si è garantisti e dall'altra parte si dice che la difesa è sempre legittima. Perché oltre a essere dannoso politicamente, è anche un tema che in questo momento, con la tensione che c'è in questo paese, avvelena ancora i pozzi di una comunità che è molto più rabbiosa di prima. E su questo penso che voi dovete smettere di essere il partito della giustizia sommaria. E su questo, se non c'è una parola, qualsiasi referendum di cui prendete le firme non è credibile, perché voi date un messaggio al Paese diverso a quello di quello che date in Parlamento. Ed è inaccettabile politicamente che voi cercate di rinfocolare la rabbia delle persone e di non dire una parola chiara su quello che sta succedendo in questo Paese pieno di rabbia e di paura, e qua che ci venite a fare i garantisti. No, è una farsa. E io alle farse non partecipo. Grazie, consigliere Garibaldi. Passiamo quindi... Per cortesia, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto.